secondo un video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare Pull Coral Life. Questo perché un po' rimanda anche al nome del filato che ho usato, ossia il fantastico filato della Mistrico Filati linea Coral World. Io ho usato il colore numero 6, che ha queste fantastiche sfumature che mi sono piaciute subito fin dall'inizio. È infatti uno dei miei colori preferiti di questa linea, ma voglio mostrarvene anche altri perché sono uno più bello dell'altro e sicuramente lavoreremo ancora a questo fantastico filato. Una cosa che vi devo dire di questo particolare filato e che mi ha colpito è la sua morbidezza, ma anche il fatto che il filo non è regolare. Ci sono dei punti in cui diventa un po' più sottile e dei punti in cui è un po' più bombato. E per una lavorazione come la mia, quindi quella che ho usato io, che è una versione del punto chevron, un filato del genere è perfetto, io l'ho adorato lavorarlo, è veramente fantastico. Comunque, per poter realizzare questo pull, che come potete vedere comunque mi va un po' largo, io ho utilizzato 400 grammi di questo filato, lavorando quindi 4 gomitoli perché ogni gomitolo da 100 grammi, lavorando con l'uncinetto il numero 5. Voglio nel frattempo mostrarvi altri colori disponibili. Questo con le sfumature del colore della terra e con l'ottanio scuro è fantastico, ma anche questo con tutte queste tonalità del viola, questo viola cupo, questo grigio, le trovo fantastiche e ce ne sono veramente molti altri che potete scegliere. Quindi vi lascio come sempre il link in descrizione in cui potete acquistare il mio stesso filato anche nelle altre tonalità sul sito Filati Elsa. Come vi dicevo, io per realizzare questo pull ho utilizzato 4 di questi gomitoli, quindi 400 grammi, lavorando con l'uncinetto il numero 5. Per una taglia M io dico che vi occorrono almeno 500 grammi, perché comunque mi sono accorta che dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato un po', ma non tanto per poterla realizzare se la volete larga quanto la mia per una taglia M. Quindi per una taglia M vi consiglio 500 grammi, per una taglia L 600 grammi. Poi se la volete un po' più aderente, allora in quel caso una taglia M riesce a farla anche con 400 grammi, però io vi consiglio a questo punto, visto lo scolo largo, di farlo comunque bello largo e quindi vi consiglio di prendere 500 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto all'inizio, è una variante del punto chevron, quindi sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, quindi comunque molto semplice, che lavoriamo sia in giri di tutto tondo che in giri di andata e ritorno. L'unica cosa, io per ottenere questa scollatura qui, che è molto a barca, quando ho fatto la divisione dietro avanti, là davanti ho fatto un unico ultimo giro soltanto su alcuni punti. Quindi non per tutta la lavorazione, ma soltanto su alcuni punti, mentre dietro ho lavorato l'ultimo giro partendo da destra fino ad arrivare a sinistra, quindi normalmente. E una volta fatto ciò sono andata a fare le maniche sempre con lo stesso punto. Quindi una lavorazione veramente semplicissima, una pull la cui particolarità sta proprio in questi colori molto sgargianti e anche comunque nello scollo a barca che io adoro e quest'anno credo che lo farò diverse volte. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito è sempre disponibile il PDF a pagamento per poter realizzare questa maglia, però come ho fatto anche con il pull soft, questa volta se volete comunque se acquisterete il mio filato avrete il PDF per realizzare questa maglia gratuito. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Color World. Il colore che ho scelto io è il colore numero 6, ma guardate anche queste altre sfumature quanto sono stupende. Allora, per vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto numero 5, ho già iniziato a fare la mia maglia, solo che il motivo iniziale, i 4 giri, ve li farò vedere con un filato più chiaro perché ho paura che con questo poi non si veda benissimo, quindi preferisco fare un piccolo campioncino facendovi vedere il punto con un filato più chiaro. Per montare e per realizzare questa maglia io ho montato 140 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14. Per una taglia M mi raccomando aumentate di due motivi se state lavorando con un filato che si lavora come il mio con il numero 5. Con un filato più sottile andate ad aumentare anche 4 motivi. Taglia L andate ad aumentare di 4 motivi se state lavorando
con un filato spesso come il mio. Se invece state lavorando con un filato più sottile, andate ad aumentare anche di 6 motivi. Una cosa che vi devo dire, la particolarità di questo filato, lo si può vedere già da qui, è che vedete che il filo alcune volte è più sottile, altre volte più cicciottello, se vogliamo dire così, ed è una caratteristica fantastica perché in questi tipi di lavorazione si nota pochissimo, ma dà comunque movimento alla maglia. Quindi non solo la maglia ha questa particolarità di avere già un punto chevron, perché si può vedere, questo è un punto chevron che comunque dà movimento perché dà queste righe zigzate, il colore dà ancora più movimento a questa maglia, ma anche com'è la composizione del nostro filato. Quindi io adoro lavorare questo filato. Detto ciò, vi dico già, quindi, come vi ho detto, che io ho lavorato con un cento in numero lavorerò con un cento in numero 5. Per la mia maglia io ho montato 140 catenelle, qui invece ho un piccolo campione, e iniziamo a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Adesso andiamo a realizzare 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, 4 e 5. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 5 catenelle, dobbiamo andare a fare adesso 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro, cinque. Vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso si ricomincia da capo, quindi 5 maglie alte, una in ogni maglia, in ogni catenella, una, due, tre, quattro e 5. Una maglia alta non chiusa nella catenella successiva. Salto una catenella, vado nell'altra e di nuovo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Di nuovo 5 maglie alte, una in ogni catenella. Una, due, tre, quattro e 5. Una maglia alta nella catenella successiva. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Facciamo un'ultima volta insieme 5 maglie alte in ogni catenella. Una, due, tre, quattro e 5. Maglia alta non chiusa nella maglia nella catenella successiva. Salto una catenella di base, una maglia alta non chiusa nella catenella successiva. Chiudo le due maglie alte insieme e di nuovo devo andare a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e 5. Quindi ripeto, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Andiamo a chiudere il nostro primo giro. Andiamo nella maglia, nella catenella iniziale e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo mi permetterà di non fare le maglie bassissime, quindi di non fare il giro che si va spostando. E adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta.
entro dentro la prima maglia alta del giro precedente, quindi qui dove ho fatto la maglia bassa, e rientro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva che è quella del mio ventaglio e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nella catenella di separazione e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi vado nella maglia alta del mio ventaglio e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva. Una maglia alta, scusate, non chiusa nella maglia alta successiva, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo insieme le due maglie alte. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Mi trovo all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare quindi il mio ventaglio. Una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi facciamolo ancora insieme per poter poi terminare il giro e farvi vedere il quarto e ultimo giro. 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto